Dio dai cieli un'arma del terrore, una per ogni città. Distrusse le cinque città della valle che si tramutarono in desolazione e tutto ciò che in esse aveva vita si trasformò in vapore. Vapore, esattamente come Hiroshima e Nagasaki, i corpi si vaporizzavano. 4.000 anni fa. Poi possiamo dire che sono favole, certo che le hanno raccontate bene, eh? Adesso ve ne leggo un'altra. Siamo nelle pubblicazioni di Oxford, quindi non nelle traduzioni alternative. Questa è la tavoletta K5001. Qui siamo nella penisola del Sinai. Ninurta partì alla volta del monte Mashu. Nergal lo seguiva da presso. Ninurta controllava dai cieli il monte e la pianura posti al centro della quarta regione, le regioni che si erano divise. Dai cieli, allora, Ninurta liberò la prima arma del terrore. Recise con un lampo la cima del monte Mashu, in un solo istante fuse le viscere del monte. Liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. Con la brillantezza di sette soli, le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita spillante. La terra tremò, andò in frantumi. I cieli, dopo la brillantezza, si oscurarono. Hanno una fantasia questi qui. Di pietre bruciate era ricoperta la pianura dei carri. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. Cioè, ne hanno inventate di cose queste qui, eh? Ma le hanno inventate precise, precise, precise. Perché noi sappiamo che cos'è che produce questi effetti. E questi 4.000 anni fa hanno descritto questi effetti. Se poi vogliamo considerarli favole, va bene. Beh, ci divertiamo a leggere come favole, non è un problema. Il volo dei carri celesti sarebbe fatto di No, qui si parla del territorio del Sinai. Tra l'altro, in uno studio sempre di Luigi Moraldi, dove si dice appunto che quando il Ruach si muoveva produceva il vento e che i cherubini, quando si dice che benedivano, in realtà era il facevano rumore quando muovevano le ali, che erano perché viaggiavano attaccati al Ruach. E si dice anche che partendo dalla versione ebraica del libro di Enoch, di quei carri celesti ne sono descritti 23 tipi diversi. Tipi di carri celesti. E quindi prima di farsi furbi, perché questa roba qui poi uccideva anche loro, si combattevano con le loro armi. Poi hanno deciso evidentemente di far combattere gli altri perché era tutto molto meno pericoloso. Succedevano tra di loro, per questo che nella mitologia egizia è capitato che sono ammazzati tra di loro. Nel Mahabharata siamo esattamente, nella Bibbia no. Nella Bibbia no, perché la Bibbia ci racconta come dicevo prima, del rapporto tra quel popolo e quello lì, cioè della Bibbia si interessa di quella roba lì. Purtroppo uno degli 11 libri persi si intitola Il libro delle guerre di Yahweh. Se ce l'avessimo, magari avremmo un libro che ci dice come Yahweh combatteva, però forse era troppo esplicito ed è questo il motivo per cui non c'è più. Perché era proprio il libro delle guerre di Yahweh. Ed è citato nel libro dei numeri, nelle Bibbie che abbiamo in casa. Quindi è ovvio che, insomma, se facciamo finta che questi racconti siano concreti, non stiamo inventando nulla. Cioè, se qui invece di scrivere la valle dei re scrivessimo Hiroshima e Nagasaki, non dovremmo cambiare neanche una parola nel resto del racconto, neanche una. Sacerdoti. Sacerdoti erano quelli che dovevano occuparsi di loro. I sacerdoti biblici dovevano occuparsi di lui, quindi non dei fedeli, dovevano occuparsi della sua casa, del suo cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Si diventava sacerdoti semplicemente in quanto appartenenti alla famiglia di Aaron. Cioè lui ha scelto quella famiglia e dice:
questi qui sono esentati da tutti gli altri servizi e quindi questi si occupano di me, punto. E quindi tutti quelli che nascevano in quella famiglia erano Kohanim. In Levitico 21 Yahweh dice a Mosè: parla ad Aronne e digli: per il futuro nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità dovrà accostarsi a offrire il pane a me, perché nessun uomo che abbia deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia macchie nell'occhio o la scabbia, o piaghe purulente o i testicoli acciaccati. Nessun uomo della stirpe di Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco per Yahweh. Ha un difetto, non si accosti per offrire il pane a Yahweh. Potrà mangiare il pane del Dio Yahweh, perché glielo preparavano una volta alla settimana, veniva sostituito e quello che avanzava lo mangiavano loro. Quindi potrà mangiare, ma non si accosti per offrire. Potrà mangiare del pane, ma non potrà avvicinarsi né accostarsi perché ha una deformità. Cioè, i deformi non li voleva vedere. Non dovevano permettersi di toccare il suo cibo. Vi lasciamo mangiare, volontà sua. Quindi è un rato. Com'è? Quindi è un rato. Era? Sì, segno di pietà proprio. Come sei? Numeri 5. Ordina agli israeliti che allontanino dall'accampamento ogni leproso, chiunque soffre di gonorrea o è impuro per il contatto con un cadavere. Allontanerete sia i maschi sia le femmine, li allontanerete dall'accampamento perché non contaminino l'accampamento in mezzo al quale io abito. Cioè lui non si poteva permettere appunto contaminazioni o epidemie che decimassero il popolo, quindi alla lepra o altre cose fuori. E allontanare dall'accampamento è condannare a morte, cioè non è che, come dire, andava a abitare un altro condominio e trovava un'altra luce. Cioè, quelli lì sono rischiosi per il popolo, via, fuori, a morire da un'altra parte. Cioè, questo è raccontato nella Bibbia, quindi non si tratta di dipingere Yahweh come personaggio, cioè è la Bibbia che lo dipinge così, non c'è niente da fare, è la Bibbia. Deuteronomio 23: avrai un posto fuori dall'accampamento e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento avrai un piolo con il quale, nel ritirarti fuori, scaverai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere in mezzo a te le tue indecenze. Siccome questi la facevano lì e a lui dava fastidio, gli ha insegnato come fare. Andate a farla fuori, scavate e poi ricoprite. Anche questo gli doveva insegnare. Però si approva soprattutto del fatto. Come? Si approva del fatto che comunque camminava in mezzo a loro. Certo. E viveva nel suo campamento. Certo, camminava in mezzo a loro. Aveva paura delle malattie. Doveva aver paura delle malattie. C'è una cosa bellissima, una curiosità. Sappiamo che il Messia, no? Il Messia, che è il termine ebraico Mashiach, che viene tradotto in greco con Cristo, che significa lutto. Quindi lutto del, di Dio, lutto del Signore. E tutti pensiamo al gesto simbolico dell'ungere, cioè del mettere qualche goccia di olio, no, sulla testa, che era il significato appunto dell'accoglimento da parte di Dio e il fatto che Dio attribuiva a quella persona un valore particolare, eccetera. Nei libri che noi non dobbiamo credere veri, si dice che quei pochissimi a cui loro concedevano di entrare a casa loro, dovevano lavarsi molto bene, tant'è che anche nel deserto dell'Esodo lui fa costruire fuori della sua casa una vasca e quei pochissimi a cui lui dava il permesso di entrare da lui, prima di entrare si dovevano lavare. Quella vasca era lì in modo che lui, come dire, le aveva sotto controllo, cioè doveva essere sicuro che si lavasse, no? Perché non potevano entrare in casa a portare contaminazione. Ma il termine, il verbo da cui deriva Mashiach, significa esattamente frizionare e lavare, addirittura significa colpire, cioè una sorta di brusca striglia.
nel senso che il Mashiach in origine, prima che assumesse questo valore simbolico dell'unto del Signore, doveva probabilmente indicare il fatto che quei pochi che avevano il privilegio di andare da lui, da loro, venivano lavati e poi probabilmente cosparsi di olio, perché l'olio ti tiene addosso tutto, no? Cioè, mentre così ti si staccano le cellule, saltano via i batteri, ecco, se tu ti cospargi di olio, l'olio ti tiene. Allora il Mashiach era il frizionato, strigliato e poi poteva entrare. Questo è probabilmente ciò che era in origine. Poi, col passare del tempo, si è evoluto il concetto, è arrivato all'unto, al prescelto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma col, perché il significato originario della radice ebraica è quello lì. Non è ungere, ma è proprio pulire, frizionare. Addirittura con la violenza, perché c'è anche il significato del colpire. Per quei demonte, ungere. Ungere, esatto, ungere, sì. Ungere. Cioè, è rimasto. È rimasto. Per queste batteri, contaminazioni, potrebbe essere il fatto che magari questi Elohim non avessero dei problemi di, cioè, non, come posso dire, uno solo raffreddore per loro potrebbe essere letale, perché no? Cioè, qualcosa di molto pericoloso. A parte, come dire, se noi andiamo a fare un viaggio in Africa dobbiamo farci un sacco di vaccinazioni, no? Punto, cioè non siamo, loro erano preparati alle nostre malattie. Cioè, d'altra parte anche le prescrizioni alimentari che loro davano, cioè che lui dava, eccetera, per esempio, non so, di non mangiare animali trovati morti, cioè quindi o gli animali li uccidevano loro, ma se trovavano morti. Tra l'altro una cosa curiosa è che quelle cose lì non dovevano mangiarle loro, ma agli altri le potevano dare. Quindi evidentemente erano proprio letali, come dire, così almeno sì, vabbè, dire esattamente, gli altri muoiono anche loro, di... quindi c'è, cioè, tutta una serie di prescrizioni che erano proprio propedeutiche a tentare di evitare ogni forma di epidemia, perché è chiaro che in una situazione igienica come quella di un campo, diciamo in una situazione ovviamente dove l'acqua scarseggiava e cose del genere, un'epidemia in un attimo avrebbe potuto decimare tutto il suo popolo, e lui insomma faceva un sacco di fatica a cercare di costruirsi un esercito e non poteva certo permettersi che una malattia glielo portasse via. Ma quello che ha detto la ragazza può essere fondato. Mi sembra di ricordare che proprio tu nei tuoi libri, non ricordo per i quali, quando parlavi dei sacrifici, del grasso che veniva bruciato, ci fossero aggiunte alcune sostanze tipo il galvano, altre sostanze. Lì si facevano preparare un'altra miscela. È un'altra, esatto, miscela, che comunque aveva poteri calmanti sulle vie respiratorie. Sì, quella lì, allora, è una miscela costituita da tre tipi di vegetali e dalla conchiglia di un mollusco, che doveva essere triturata e bruciata, doveva essere messa in parti precise, triturata e bruciata. Quella, in particolare, la usavano per fare le suffumicazioni degli ambienti. Ah, ecco. Cioè, quando lui si è fatto costruire la sua dimora che veniva smontata, poteva essere smontata e rimontata, no? Quando il campo si spostava, e appunto quando l'hanno fatta all'inizio, prima di entrarci, c'è tutto un processo di suffumicazione, perché quelle sostanze lì servono anche a eliminare o uccidere o allontanare gli insetti. Infatti è una cosa proprio per... Quindi è una sorta di sterilizzazione dell'ambiente, sì. Il fatto di direttamente o meno manipolare, scrivere e riscrivere la Bibbia nell'arco dei millenni potrebbe essere magari visto come il fatto che chi lo ha fatto volesse magari prendere il posto loro che se andavano lasciando temporaneamente la terra. Allora, che chi lo ha fatto in effetti l'abbia fatto per garantirsi un posto di potere, direi che mi sembra abbastanza evidente.